Ok, faccio un attimo la solita prova audio e questa volta forse riusciamo a fare quello che dobbiamo fare oggi pomeriggio, eh? Un attimo di pazienza. Ok, l'audio sembra andare bene. Fammi in gestione streaming, per favore. Ok. Ho tolto la Twitch dal computer. Cercherò di tenere la chat in vista solo sullo smartphone, in modo da liberare memoria RAM e CPU e poterla dedicare tutta quanta a gioco e OBS. Spero che questo migliori un po' la situazione. Di contro è più facile che mi perdo qualche vostro commento non avendo più a schermo appunto la diretta di Twitch in tempo reale. Inoltre, se spuntassero fuori problemi video o audio, sarà molto difficile che me ne accorgo da solo. Però spero così di poter salvare un po' di risorse hardware da poter quindi dedicare al gioco. Cosa è successo? Allora, a parte il bug tremendo che ci ha interrotto la partita di oggi pomeriggio e che non mi ha tenuto i salvataggi, sono dovuto ripartire un po' più indietro. Quindi ho rilanciato l'aereo che abbiamo visto nella scorsa live di oggi pomeriggio, ma ho dimenticato di fare tutti gli esperimenti che avevamo fatto, per cui sono tutti da rifare sostanzialmente. Ho finito questo razzo portandoci alcune modifiche, è l'MK4 a cui ho aggiunto... Oh, buonasera Ronin! Guarda, ho avuto un po' di problemi oggi. Tra l'altro, ho visto che hai pubblicato una nuova live. Purtroppo non mi è arrivata la notifica. Se no, sarei passato a salutare e a seguirla almeno un pezzo. La recupererò poi, o stanotte. Vedo un po'. Qua tutto bene. Stavo per lanciare un razzo. Quindi sei giusto in tempo per vedere un primo tentativo di studio dell'atmosfera. Non ti preoccupare. Ah no, sì, no, mi dispiace perché mi piaceva seguire assieme a te il tuo percorso, ecco, nel gioco. Però me la recupero sicuramente e la prossima volta spero di esserci. Allora mi godo il lancio. Ok, se hai domande di qualsiasi tipo. Perché io vado abbastanza spedito e non me ne rendo conto, ma qua si tratta di roba che i più grandi cervelloni dell'umanità ci studiano. Quindi magari dico una terminologia che uno non conosce, la do per scontata perché ho esperienza in Kerbal. Però qualunque domanda non è banale, ecco. Allora, io qua ho già impostato tutta la nostra cosa e l'obiettivo lo vediamo qui a lato. Dobbiamo raggiungere un'altezza di 100 km e una distanza al suolo di 200 e poi tornare sani e salvi a terra. Vado ad alzare la manetta, attacchiamo l'autopilota, lo staging è a posto e andiamo a fare l'iniezione del motore e poi a sganciare il razzo. Ah, non conosco il gioco, ma sto immaginando il tipo di gioco che è. Ma certo, nel caso chiedo, assolutamente. In pratica te lo spiego mentre andiamo su, semmai. Ti spiego un attimo con brevi parole cosa consiste il gioco. Tanto do l'accensione, 2 secondi e sganciamo. E il razzo dovrebbe pilotarsi da solo. In pratica è un simulatore, sì, più o meno. Abbiamo una prima parte di gioco che... Noi praticamente gestiamo la nostra agenzia spaziale, che è questa qua sotto,
e dobbiamo gestire i fondi, gli scienziati e stipendi e tutto il resto. Poi c'è una fase di costruzione. Questo razzo l'abbiamo costruito interamente da zero e bisogna che sia bilanciato, altrimenti non funzionerà mai. E poi c'è la fase di lancio, in cui ci studiamo il nostro profilo di ascesa e troviamo un profilo che funzioni. In questo caso siamo con la tecnologia ancora degli anni 50, per cui non possiamo fare molto. E infatti il razzo sale troppo velocemente, ma non abbiamo un motore che possa modulare la potenza, per cui dobbiamo arrangiarci. Intanto il razzo sta salendo, inizia a inclinarsi, e per ora sembra andare tutto bene. Sì, puoi scegliere l'epoca, la modalità che sto facendo io è carriera, direi. Sì, è la carriera. In cui, date le mod che ho messo io, tanto il motore si è spento e il razzo ora perde il controllo, ovviamente. Però abbiamo una poasse di 140, quindi ampiamente sopra i 100, che era l'obiettivo. E parto dal 1951, da gennaio del 51, e va avanti. Quindi parto da lì, ma per le mod che ho messo io. Normalmente non ci sarebbe un'epoca, ma semplicemente una scelta di tecnologie. Tu parti senza tecnologie, più esperimenti fai, più ne sblocchi. Ma noi abbiamo messo un po' di mod per rendere tutto il più simile al sistema solare nostro. E difatti questo non è il pianeta del gioco base, ma è il pianeta Terra. E laggiù siamo partiti da Cape Canaveral. Allora, diamo un attimo un'occhiata alla telemetria che ho qua accanto e sembra funzionare bene. E abbiamo fatto il primo obiettivo, dobbiamo arrivare a 200 km, ma dato che siamo già a 140 non c'è assolutamente problema. Il problema potrebbe esserci, tanto vediamo di se si riesce a riorientare il razzo. Attiviamo l'RCS. Ma siamo troppo bassi, per cui non avranno molto effetto. Non ha assolutamente senso. Andiamo invece a armare il paracadute perché potremo perdere il segnale da un momento all'altro. Ora ci verrà un po' mal di testa, ma devo per forza ancorare la visuale per selezionare il paracadute. Ok, sembra sia già armato. Usciamo da sta visuale prima che ci venga il mal di mare e andiamo ad accelerare un po' il tempo. Allora, tecnicamente il razzo rimane in orbita. No, perché abbiamo troppo poca potenza, abbiamo finito tutto il carburante e non siamo assolutamente in grado di arrivare a un'orbita. Questa qua è la nostra, si vede un po' male, eccola qua, la nostra traiettoria. Teoricamente, se arriviamo a fare un'orbita, dovrebbe rimanere stabile. Ma servirà ancora un po' di tempo per arrivarci. Per ora ci accontentiamo di studiare l'atmosfera. E a tal proposito di studio dell'atmosfera, devo vedere gli esperimenti dentro. Una parola ora, riuscire a prendere lo Sputnik. Eccolo qua. Allora, perché questo è fermo? Ah, ok, perché sta andando giù. Ok, eccoli qua. I nostri dati stanno andando, quindi stiamo trasmettendo per ora. E va benissimo così. Accelero un po' il tempo. Allora, senza mod sarebbe praticamente la riproduzione del sistema solare in scala 6 a 1, per cui è 6 volte più piccolo sia la Terra che gli spazi tra i corpi celesti. E la Terra non è la Terra come la conosciamo, è il pianeta Kerbin, che ha dei continenti fatti in modo diverso sostanzialmente. È molto più semplice, per quanto possa essere semplice Kerbal. Però
No, è bello anche lo stock, assolutamente. Però tante cose non ci sono, mancano le nuvole, mancano, a parte la difficoltà, i razzi sono molto più piccoli. Questo è tutto scalato per avere i pezzi reali che ci sono anche nel mondo reale. Allora, stiamo scendendo. Quindi la parte pericolosa inizia adesso. Siamo a 90 km e tra poco l'atmosfera dovrebbe iniziare a farsi sentire. Io mi imposto qua la pressione atmosferica per avere un parametro. E intanto abbiamo fatto due punti scienza per rilevamento della temperatura a questa altitudine. E ci serviranno molto. Lo spettrometro di massa sta continuando a lavorare e anche l'analisi del volo supersonico. Ok, iniziamo a entrare negli strati più pesanti dell'atmosfera. Ho visto che più o meno tra i 15 km c'è la massima pressione, per cui il punto critico sarà quello. E forse ho dimenticato di impostare il paracadute. Devo farlo alla veloce prima di perdere il segnale. Infatti, meno male che me ne sono accorto. Se non impostavo l'apertura a 10 km, saremmo implosi. Poiché si sarebbe aperto a 5.000 e avremmo preso troppa velocità e avrebbe strappato via tutto. E abbiamo perso il segnale. Quindi l'ho fatto a tempo, da questo momento non possiamo più fare nulla sul razzo, non abbiamo più il segnale, per cui possiamo solo sperare che vada tutto bene. Questo lo possiamo chiudere. La pressione sta aumentando, ma sembrerebbe a posto. Prega uno dei tanti dèi. Allora, sì, è estremamente tecnico, è molto tecnico, ma è una delle cose più belle. E in realtà questo volo è già collaudato, quindi in teoria dovrebbe andare bene. Ora c'è il problema che si orienta così il razzo con la punta verso il basso e non dovrebbe succedere. E non abbiamo ancora trovato una soluzione ed è per quello che faccio aprire adesso i paracadute, che non si sono aperti. Perché non si sono aperti? Andiamo troppo veloci, strapperà tutto via il paracadute. No, non si è proprio aperto a prescindere. E difatti ha strappato via il pezzo. Questa è stata una mia dimenticanza. Ho proprio dimenticato. No, in questo caso non è esploso perché si è semplicemente rotta la giuntura qua. E diciamo che la scienza l'ho recuperata. Però dovrò ricostruire tutto il razzo. E il che subisce dei ritardi. Questo è un problema derivante da una mod, che non mi fa impostare i paracaduti, quindi devo ricordarmelo ogni volta. Purtroppo avendo sotto più di 90 mod, ci sono alcuni piccoli problemi di incompatibilità e uno è questo, che quando imposto i paracadute non mi tiene l'impostazione e devo ricordarmelo sempre prima del lancio. Quindi andiamo semplicemente a ripetere in questo caso. Questo deve aprirsi a 10.000. Copia la simmetria. E il resto è andato tutto bene. Andrò più veloce questa volta. Metterò un po' di time warp. Meglio di no, se no il razzo si imbarca.
Il razzo comunque può esplodere, assolutamente. Ma se esplode è per l'attrito con l'atmosfera, non per l'apertura dei paracaduti. Quello che può succedere con i paracaduti è che si strappino via dei pezzi. Torniamo su alla veloce. Questa volta il paracadute l'ho impostato. Quello che mi ero dimenticato era armarlo manualmente. Però il volo funziona, abbiamo visto che il profilo d'ascesa è perfetto così. Dopo questo volo lanceremo anche l'aereo e lì ci sarà da divertirsi un po' di più, poiché lo possiamo proprio pilotare e possiamo decidere dove andare noi. Mentre per ora questi razzi vanno da soli. Ed ecco quello che ho dimenticato di fare. L'arm paracadute. Armare la carica d'innesco. Ok, direi che posso aumentare un po' la velocità del tempo. Non dovrebbero esserci problemi. Così da arrivare più velocemente alla fine del viaggio. E questo è uno di quattro razzi, se non vado errato, che ci daranno le competenze per poter iniziare a creare qualcosa che possa mirare a un'orbita. E quindi magari fare un razzo a due stadi e lasciarci indietro il serbatoio principale. Nel frattempo, off-screen, ho anche sbloccato una nuova tecnologia che non è ancora presente in questo razzo, poiché era già praticamente costruito. Ma nelle prossime costruzioni verrà presa in considerazione. Ok, stiamo iniziando a scendere. Aspetto di scendere sotto i 100 km. E questa volta ho attivato tutto, per cui dovrebbe aprirsi giusto. Questi sono i due crediti che abbiamo fatto prima, essendo tornati indietro ha annullato tutto quello che è stato fatto. Ok, siamo a 37. È qua che potrebbe esplodere. Poiché stiamo andando a una velocità di oltre 1 km/s. Ora adesso siamo già a mezzo chilometro al secondo, per cui l'esplosione non è avvenuta. E dovremo raggiungere i 9 km al secondo per avere un'orbita. Che poi è la velocità reale, nel mondo reale, per avere l'orbita. Ed è impressionante pensare in un secondo fare 9 km. 14 km. Ora dovrebbe iniziare a puntare verso il basso. E infatti si gira. E questa volta i paracadute si sono aperti giusti. È stata una svista mia, mi sono completamente dimenticato che la funzione della mod che te lo fa in automatico non funziona. Acceleriamo un attimo il tempo. Cerchiamo di arrivare all'apertura dei paracaduti che verrà a 1 km. Tanto il contratto dovrebbe essersi completato. E noi ci portiamo a casa sia i soldi che la scienza. A breve si apriranno i paracadute, possiamo anche vederlo dalla stanza. Che però non ho impostato, per cui per ora lasciamo stare. Ed ecco che si aprono, per cui è andato tutto bene. Manca solo l'atterraggio, ma dovrebbe essere sano e salvo. Stavo guardando che qua non mi ha preso la mod del. Mi è sparita la mod della control room.
Dovrò verificare questa cosa. 100 metri all'ammaraggio. Tolgo il time warp per evitare bug incontrollati. Ed ecco la fisica dell'acqua stile melassa di Kerbal. Ed è andato tutto bene. Controlliamo un attimo la scienza, che non ci sia qualcosa che stia, qualche esperimento che stia ancora andando, ma in teoria dovrebbe essere tutto a posto. Difatti non sta. Sembrerebbe non star facendo nulla. E andiamo a recuperare. Ci impiegherà qualche giorno a tornare sulla rampa. Tutto sommato positivo. È molto positivo invece. È un completo successo. Quell'errore che ho fatto è stata una svista mia per cui non ho riavviato il volo. Fosse esploso per un difetto di progettazione, come è già successo molte volte, sarei andato avanti e avrei ricostruito da capo. Ma questa era una. Avevo già impostato i paracaduti. E semplicemente la mod che non mi ricordavo non andava da sola. Andiamo a pulire la rampa di lancio, così iniziano a sistemarla per il prossimo volo. E noi aspettiamo i nostri piloti che finiscano il corso d'aggiornamento e lanceremo dalla Cina, l'Eagle, che è il nostro aereo. Vado a fare un time warp. Manca poco meno di 2 giorni. E dovrebbe anche averci dato il contratto, se non erro. Eccoli qua. E infatti ci ha dato i 30.000 fondi. Oggi è il 5-10, vado a segnarmelo. E il lancio è stato un successo. Avanziamo ancora di 2 giorni. Manca un'ora e i nostri piloti potranno essere in grado di pilotare l'aereo. Poi ci spostiamo in Cina e lanciamo il veicolo. Ok. Ancora un'oretta, aspettiamo che così si ricondiziona la rampa di lancio. E recuperano anche il razzo. Un minuto. Ed ecco fatto. Vado a fare un salvataggio. E quello che lanceremo è questo qua. Entro un attimo qua dentro, dato che mi è sparito i tastini di lato. Che mi servono per andare in Cina. Spero che entrando e uscendo da qua me li rimetta a schermo. Questa è la versione che partirà da Cape Canaveral, che ci servono ancora 51 giorni per essere completato, per cui per ora deve rimanere qua e non possiamo usarlo, ma c'è il suo gemello in Cina che è pronto. Anche l'aereo è tutto stato creato da zero. Eccoli qua, si sono riapparsi, ok. Meno male. Ogni tanto ci sono qualche bug. E progettare aerei è veramente difficile. Però devo dire che è venuto abbastanza bene questo modello qua.
Tanto, ecco, questo è il nostro sistema solare. E c'è tutto. Prima o poi riusciremo ad arrivare ben più distanti della Terra. Tanto per dare un'idea delle dimensioni. Lo puoi usare. Cosa? L'aereo? Assolutamente. Beh, non a caso è un campo della scienza dove c'è ci sono degli studi enormi dietro. Ovviamente Kerbal è una semplificazione. Il sistema Kerbal, praticamente tutto questo po' di roba, te lo restringe in quest'area qua. Quindi noi se riusciremo ad arrivare su Marte, teoricamente siamo in grado di arrivare dappertutto su Kerbal. Allora, la Cina è la blu. Quindi spostiamoci in Cina. Dove ovviamente è notte, quindi aspetteremo il giorno per lanciare. Io sono un po' avvantaggiato perché avendo lavorato anche in un aeroporto ho potuto chiedere, rompere le scatole ai tecnici ingegneri che costruivano aerei privati e mi sono fatto dare due dritte da loro. Aspettiamo il mattino. Non lancio mai di notte perché rischiamo di schiantarci. Andiamo a prendere un contratto, poiché volare gratis non è bello. Allora, questo non ci piace, lo annulliamo e vediamo se ne crea uno nuovo. 5,95 ancora troppo. Abbiamo un aereo che non è velocissimo, per cui dobbiamo cercare un contratto con una velocità abbastanza bassa. E mi sembrano tutte molto alte. 3,65. Questo va benissimo. Ci chiede una velocità di 3,65 metri al secondo, ad un'altezza minima di 11 km e 270, e mantenerlo per 3 minuti. Andiamo ad accettarlo. E ora che qualcuno effettivamente ci paga per togliere l'aereo dall'hangar. Possiamo anche prepararci al lancio. Do ancora una salvata. Ho il terrore dei crash di Kerbal. E andiamo a lanciare l'Eagle. Dentro ci sarà Valentina Kerman, ormai pilota esperta, nonché attualmente unica pilota in Cina, poiché Bob è un tester. E dovrebbe essere già pieno di carburante, però io un riempimento glielo lancio per sicurezza. Per cui Bob è quello che ha testato questo aereo e ha dato il suo benestare. E ora Valentina, come pilota ufficiale, farà il volo d'inaugurazione, che prevede appunto il contratto che abbiamo appena preso, quindi salire a quota 11.000, volare per 3 minuti in volo supersonico, e poi ci faremo un giro sui vari biomi a fare più scienza possibile. Tutti questi non ci servono più. L'unica che ci serve è questa, il contratto, e poi impostiamo dentro tutti gli schermi. Mi imposto la telecamera e la salto sempre, ok. Dovrebbero funzionare tutti gli alettoni. A posto. E andiamo a impostarci anche dentro. Ecco, questo è un errore, non ho girato la telecamera. E questo vabbè, dopo il volo dovremo farla girare dai nostri ingegneri. Ah, perché devi fare questo? Beh, perché abbiamo preso il contratto. Noi dobbiamo autofinanziarci.
e se non eseguo contratti per i vari clienti, non avremo poi soldi per poter andare avanti. Ogni giorno devo pagare stipendi e tutto. In più, sfrutteremo l'occasione per fare un po' di scienza. Scienza che ci servirà per andare avanti con la tecnologia. Ma vediamo di alzarci. Per ora direi che va piuttosto bene. Impostiamoci il reticolo. Tende un po' verso l'alto, ma questo probabilmente è per la batteria che abbiamo aggiunto. Ciao, buonasera, quell'italiano sul web. Te lo dico in italiano, va. Che il mio inglese è pessimo. Benvenuto. Siamo già supersonici. Alziamoci ancora un po', andiamo a completare il contratto. E poi tenteremo l'atterraggio. Ottomila, 9000, mancano 2 km di altitudine. Questi motori fanno un casino tremendo. Ok, siamo quasi all'altitudine richiesta. Passo un attimo i comandi a Valentina. Magari abbassiamo un pelo. Che io ho bisogno di controllare un paio di cose. Questo sta andando. Ed è tutto in funzione. Riprendo i comandi personalmente. Mi sembrava che Valentina facesse ballare un po' troppo l'aereo. E siamo perfettamente in quota, per cui dovremo passare 3 minuti a queste condizioni. E accelero un po' le tempistiche. Facciamo un per 4, 2 minuti. Un minuto e 30. Un minuto. Grazie Italian. Sì, è venuto bene. E abbiamo finito i 3 minuti. E ora possiamo iniziare a virare. È venuto piuttosto bene, mi è costato un sacco di tempo e fatica, ma alla fine ho trovato una versione soddisfacente. E che soprattutto riesce a essere stabile. Tanto più o meno siamo al 60% di carburante. Per cui è ora di iniziare a tornare indietro. Possiamo anche diminuire un po' la potenza. E la pista dovrebbe essere laggiù. Cedo un attimo i comandi a Valentina che mi imposto la pista.
Ed eccola là. Accelero un attimo col time warp. Siamo anche già abbastanza allineati. Siamo a 90 km, 80. In 3 minuti dovremmo essere arrivati. Allora, il nostro volo supersonico, mancano 8 minuti, ma possiamo anche completarlo in un secondo momento. E ora tentiamo vedere l'atterraggio. E usiamo anche questo momento per testare gli aerofreni, che si muovano e funzionino come dovrebbero. E direi che vanno benissimo. L'idea è atterrare sulla pista più o meno a 150 metri al secondo, tra i 100 e i 150. Siamo a 2 km d'altitudine e a 21 dalla pista. L'approccio sembra buono. Vado a tirare giù i carrelli. Valentina sembra tranquilla, ma d'altronde ha un sacco di esperienza su questi mezzi. A parte il lag tremendo che ha fatto col microfono. Sarà interessante vedere l'atterraggio. Sì, è la parte più pericolosa, dove potrebbe schiattarci male. Però ho già fatto un po' di atterraggi mentre testavo l'aereo. Per cui sia io che Valentina siamo abbastanza pratici. E dovremo farcela. Attiviamo gli spoiler. Siamo un po' lenti, do un po' di motore. E male che vada, do di nuovo motore e mi riprendo quota. Abbiamo carburante abbastanza per fare due, eventualmente anche tre passaggi. Ma ce la facciamo bene invece. Ha rimbalzato un pochino, l'ammortizzatore ha funzionato non proprio come volevo. E io ho mollato la cloche da pirla e quindi è successo questo. Perché sono un babbo. Oh, caspita. Perché ho mollato la cloche? Ecco, non fate mai questo errore, che arrivate a terra dite: ah, bene, è andato tutto bene. Finché l'aereo non è fermo, non bisogna mollare nulla. Pazienza, questo è Kerbal. Ah, mannaggia a me, mi viene il nervoso quando faccio ste cavolate. E abbiamo perso anche l'aereo adesso. Abbiamo perso aereo, pilota, soldi. Sarà dura adesso, sarà dura. Ma sono scemo.
Torna al centro spaziale. Sono veramente un babbo, era a terra, bastava che tenevo la cloche ferma ed era a posto. Ah, dannazione. Vediamo. Questo sarà un duro colpo. Abbiamo perso uno dei piloti più in gamba. E reclutarne altri sarà dura. Sarà molto dura. Quanto mi costa, no? No, non la bandiera. Ingegnere, ingegnere, scienziato, pilota. 50.000. Tutti 50.000? Sì. Che cavolo. Allora, mettiamo subito di nuovo in produzione l'aereo. E quello va fatto. Che non ce l'ho qua. Però quello in America, no, usiamo quello in America. Che manca 50 giorni e è quasi costruito. L'unica cosa che abbiamo ottenuto è la scienza, che ci permetterà di andare avanti nell'albero. Allora, questo potrebbe essere interessante. E anche questi. Un ISP di 2,19. C'è di meglio. Ma questo non ci arriviamo perché ne servono 8 e noi ne abbiamo 5 e 8. Per cui non possiamo fare altro che aspettare. Altri 30 giorni. Porca vacca, io contavo di farci un altro volo con questo aereo. Questo è un problema. Questa sono 50.000. Intanto andiamo in America, che lì ci dobbiamo tornare. Ma in realtà il quick save ce l'ho. È che a differenza di prima, questo è stato un errore mio che mi sono rilassato io, per cui non vorrei farmela passare liscia. Tanto per intenderci. Cioè, se avessi tenuto la mano sulla cloche, sarebbe andato dritto e si sarebbe fermato. Invece abbiamo un altro problema più grosso che è crashato tutto. È crashato l'intero gioco. Allora, che ore sono? Sono le 23. Potrei allora, tanto non vedo neanche chi c'è in chat da qua. Sì, non riesco neanche a vedere chi cavolo c'è in chat in questo momento. È bello dallo smartphone. Perché c'ho anche l'altro gioco in programma oggi. Allora, vediamo se riparte alla veloce e se riusciamo a farlo ripartire. Però senza quell'aereo stavo valutando se chiudere prima Kerbal e passare prima del tempo a Phoenix Point, perché il progetto di questa live era fare 2/3 lanci con lo stesso aereo. Ma essendo che l'abbiamo distrutto, devo avere il tempo di costruire uno nuovo. Quindi si potrebbe anche pensare di fare così.
passare a Phoenix Point un po' prima e magari invece che chiudere sul tardi, chiudere un po' prima anche quello. Tanto vediamo se riparte veloce, vediamo un attimo se ha salvato, cosa ha fatto e se ci va di culo, non ha fatto salvataggio, quindi dobbiamo rifare il volo. Altrimenti passiamo magari a Phoenix Point senza troppi problemi. Purtroppo finché non arrivo ad avere un'orbita e ci vorrà, penso ancora, almeno ancora una settimana prima di arrivare a un'orbita. Non possiamo fare missioni molto carine o lunghe. Una volta sbloccata l'orbita, non avrò tutti questi caricamenti, per cui potremo fare missioni sicuramente più interessanti. E allora sì che farò una live per ogni missione. Ma finché non arrivo lì, sono vincolato dai mezzi che ho e se me ne esplode uno, è un problema. Allora, sembrerebbe che stia caricando anche abbastanza veloce. Per cui magari va di fortuna e ci fa ripetere il volo. Beh, in ogni caso, allora, il lancio del Rocketman è arrivato giù bene, ha fatto tutto perfetto. Per cui quello diventa un razzo collaudato, lo mettiamo nei razzi collaudati e verrà utilizzato. E poi evolverà nel primo Sputnik, sicuramente. Anche perché tra 150 giorni in game, se non erro, abbiamo l'upgrade dei materiali e con quello conto di riuscire a fare qualcosa di molto più carino. Ho parlato troppo presto che stavo andando veloce. Arriva, eh. Abbiate fede, quando fa così sta per finire il caricamento. Poi chissà, magari per febbraio riesco a cambiare processore. Magari riescono ad arrivare sul mercato e risolvo il problema. Cos'è che non gli piace? Kerbal, sveglia? Ok, sta partendo, lo vedo, sta partendo. Vedo la CPU che sta macinando. Allora, vediamo se ha fatto casini con i salvataggi.
In teoria dovrebbe essere tutto a posto. Allora. Sì, non mi si è spostato di là. Però sembrerebbe che il resto è tutto a posto. Allora, abbiamo il Rocketman 34 giorni. Ah, andiamo a vedere il nuovo contratto. Quello sì che possiamo farlo. Dovrebbe averne fatto uno. Eccolo qua. Questa è una serie di tre contratti di cui uno è stato completato. Per cui ci chiede lo stesso lancio, ma sopra i 150. E non siamo ancora in grado. Per cui dovremo progettare un razzo un po' più performante. Ecco, finiamola così la live. Progettiamoci il nuovo razzo. Appena trovo l'edificio giusto, eccolo qua. Ci sta, così chiudiamo, magari facciamo un'ora e mezza e vediamo di progettare un razzo un po' più efficiente. Allora, io direi che partiamo dalla sonda, ovviamente. E ci mettiamo il nostro Sputnik. Gestiamo un attimo la potenza dell'antenna. Altitudine 'come distanza, penso che siamo arrivati più o meno a 700, cerchiamo di arrivare almeno a 1000 km. E trasmette ancora, per cui va benissimo. Qua gli diamo l'avvio. Andiamo a metterci sotto i moduli che dovrà portare su. Dal più piccolo al più grande. La strumentazione che necessita per riuscire a pilotare il razzo. E altra strumentazione scientifica che non fa mai male portarsi dietro. Per cui un barometro, il termometro e lo spettrometro di massa. Sotto ci mettiamo. Questo lo mettiamo dopo. La protezione per evitare che in fase d'ascesa tutto questo si rompa. Magari potresti svilupparne parte off-screen. Sì, normalmente sì. Infatti vi faccio un attimo la progettazione qua. Poi perfeziono tutto off-screen e mi porto. Diciamo, mancano 50 giorni al lancio, mi porto a quando il lancio è effettivamente pronto sulla rampa. Dicevamo, le protezioni, queste ci servono in fase di ascesa. E mettiamo questo, che è più che sufficiente. Dato che la strumentazione qua dentro è tutta molto sensibile a temperature e pressione. Ok. Poi mettiamoci il nostro subassemblies. Anzi, no, mettiamo direttamente un nuovo serbatoio. Allora, questo è il modulo di servizio e sotto ci mettiamo quello normale.
tendiamo a creare una dimensione più giusta. Questo, direi che questo va bene. Diventa un po' troppo largo, forse. Vediamo con 2 metri cosa riusciamo a fare. Diametro 2 metri. Allunghiamo il tutto. E qua ci mettiamo anche il nuovo materiale, che dovrebbe essere molto più leggero. Andiamo a scegliere il motore. Le batterie dovrebbero durare abbastanza. Perché non credo arriveremo in orbita. Ora poi vediamo il delta V che abbiamo e nel caso le sistemiamo. Anzi, a proposito, grazie Recut che mi hai detto sta cosa. Perché noi tra 100 e qualcosa giorni abbiamo la. No, abbiamo già la nuova rampa di lancio. Ce l'abbiamo già. Quindi noi potremo anche fare un'altra cosa. Fare il secondo stadio. Ci prendiamo un diametro. Che potrebbe anche essere questo. Andiamo a fare un secondo stadio. Ora che abbiamo anche il nuovo materiale potrebbe. Ah sì, beh, non guardiamo i giorni perché siamo in Cina. Quindi sto facendo un progetto in Cina, poi dobbiamo costruirlo a Cape Canaveral. Motori, motori. Allora, questo è il più potente che abbiamo. Andiamo a mettere la miscela corretta e abbiamo un delta V in vacuum di 2000. Ovviamente possiamo ampliare. Andiamo a mettere una montatura e un nose cone decente. È uno più largo. Eccolo qua. Questo potrebbe andare. Siamo già saliti a 4000. Andiamo ad alzare ancora un pochino. 4000 precisi. Ci servono 9000 per l'orbita. Per cui questo stadio sotto in teoria dovrebbe andare a fare 5000 più o meno. Non credo ce la faremo ancora. Però diamoci un'occhiata. Mettiamo un separatron. Dov'è quello procedurale? Sì, però non mi fa la schermatura. Allora, facciamo come abbiamo fatto nell'altro. Mettiamo quello piccolo e sopra ci mettiamo l'involucro. E funziona lo stesso. No, non va bene perché questo è piccolo, dobbiamo per forza metterci quello procedurale. Per forza. Allora, questo qui dovrebbe andare bene.
mettiamo due nodi. Aumentiamo l'altezza e diminuiamo il diametro. Quasi, quasi. Beh, poi ce lo modifichiamo bene, ora non mi interessa. Mi interessa vedere i delta V che riusciamo a ottenere. Allora, quanto siamo a peso? 5 tonnellate. Per cui per ora siamo messi bene. Questa ha una potenza di 700, 668 kN sul livello del mare. Non credo di avere di meglio. Soprattutto in termini di ISP. 2,55. Ma in realtà questo è meglio per sopra. Cambiamo motore. Ci mettiamo questo qua. Al posto di questo. Cambiamo la miscela, che abbiamo cambiato quindi il motore. Allora, questo voleva idrogeno liquido, mentre questo qua sotto vuole il cherosene, direi. Non voleva anche lui. Scusate, 2,49, 3,50. Idrogeno liquido. Ok. Ora ci siamo. E abbiamo 4 e 7 nello stage 2. Mi sono perso interstage. Allora, falli con questi stadi SRB. LFB, MLFS. Dici che è meglio? Ma intendi i motori? Perché quelle sigle lì non li vedo nei nostri motori. Può essere che non li abbiamo ancora sbloccati? Però mi sembra valida questa come soluzione. Abbiamo un 4000 già nello stadio qua, che è buono. E potrebbe essere molto di più in realtà. E qua sotto abbiamo un... poco. Decisamente poco. Ma quanto spinge quel motore, scusa, eh? 778. Perché io ho guardato l'ISP, ma forse spinge troppo. Tanto possiamo arrivare a un peso di 60 tonnellate, per cui andiamo belli tranquilli. Eccolo qua. Aumentiamo ancora il diametro. Inizia a essere bello alto, eh? È già tutto liquido però.
È già tutto liquido e lo stato solido non ne abbiamo buoni per ora. Per cui non ci conviene usarli perché non li abbiamo sbloccati ancora. È questo stadio qua che non mi convince. Non mi convince proprio. Però già così ci avviciniamo, eh. Per ora abbiamo 4 più 3, 7. E abbiamo ancora un sacco di tonnellaggio e di potenza, per cui in realtà non manca molto, eh. Non manca per niente molto. 4 e 6. Potremmo già avvicinarci a un'orbita. Quattro, cinque, sei sono. Siamo a 7 e 4. Manca 1600. Come ottenere quei 1600? Aumentiamo qua. In teoria avremo fino a 30 metri di altezza disponibile, se ricordo bene. Tanto dobbiamo diminuire la potenza del motore, per cui siamo già oltre, però così. Dobbiamo abbassare un pelo, ingrandiamo un pelo. E ci facciamo magari una simulazione, se me la fa fare già dalla Cina. Siamo a 8 e 6. Ah, mancano 400. 8 km e 6 siamo. E come potenza siamo messi bene. Beh, facciamo una simulazione così, che dite? Allora, toglimi la simmetria. Ho detto di togliermela. No, non me la toglie. Ok. Allora, aumentiamo l'altezza. Togliamo il ratio. Ok. E questo è a posto. L'avionica dobbiamo aggiungercela, poiché è diventato molto più grosso. No, in realtà no, supportiamo fino a 45 tonnellate, per cui va benissimo. Andiamo ad accendere il motore. Separare lo stadio qua, accendere il motore qua dentro e proseguire. Mancano gli RCS che andiamo subito a mettere. Questi sono un po' grossi, prendiamo quelli più piccoli. Andiamo a mettere per 4, è più che sufficiente. Ok, non ho il serbatoio dell'RCS. Effettivamente devo mettercelo. Allora, che configurazione abbiamo qua? HTTP
E ora siamo a nitrogeno. Io non credo che qua dentro posso metterci il nitrogeno. Infatti no, non posso. Devo metterlo sotto pressione. Nemmeno. Proviamo così, andiamo senza. Sono curioso di vedere come reagisce questo razzo. Mancano solo le superfici di controllo. E le rampe di lancio. E poi lo testiamo. Merita una rampa di lancio dell'Apollo, stile Apollo media. La merita proprio. C'è dei refusi da qualche parte. Via. Accensione dei motori. Le rampe di lancio si sganciano, eccetera, eccetera. Allora, test orbiter. Non ho messo paracadute né niente, ma è solo un test così da perfezionare in futuro. E andiamo a fare il test con la simulazione. Dovrebbe farmela lo stesso, dato che è una simulazione, anche se non abbiamo la rampa di lancio adatta. Almeno abbiamo fatto qualcosa di utile anche in questa live. Poi passiamo a Phoenix Point e poi io off screen manderò avanti il programma, vedo se recuperare il mezzo che abbiamo distrutto per mia stupidaggine, se recuperarlo o meno e di arrivare a un punto un po' più interessante per le live, se no risultano proprio tutte uguali. Allora, vediamo l'Ascendant Path. Sì, vabbè. Cosa cavolo ho detto? L'ascesa del razzo. Noi vogliamo arrivare a una quota di... In realtà sarebbe di 200, ma noi abbiamo una sola iniezione per questo razzo, per cui lasciamo 2000. Così non rischiamo che me lo spenga. E come profilo d'ascesa proviamo a tenere questo per ora, che è quello del Rocketman. Engage. Qua sembra funzionare tutto. E lancio in 5, 4, 3, 2, 1. Lancio. Questo motore ha bisogno di un po' più di tempo per entrare al regime. Stavamo per cadere rovinosamente. Se tutto va bene, questo inizia a portarci verso l'orbita. La raggiunge quasi. Scatta un po'. È il caso magari di smorzare un po' l'inizio della curvatura. Ma sembra andare bene. Questo è un razzo completamente a liquido. Per preferenza personale, sostanzialmente, ho sviluppato il nodo del tech tree dei liquidi e non dei solidi, ma è una preferenza meramente personale. Tanto la griglia non ci serve, togliamola. Per ora sembra comportarsi abbastanza bene. Per ora non sembrerebbe esserci male. Siamo poco meno di metà serbatoio. Scende rapidamente.
Apoas al momento a 65. Stiamo iniziando a spingere sull'orizzontale più che sulla verticale. E ricordiamoci che il profilo d'ascesa potrebbe essere completamente sballato perché è quello del Rocketman. Apoasse a 90 e l'eccentricità inizia a scendere. Dovrà arrivare più o meno a zero. Sta per finire il primo stadio, mancano 10 secondi di burn. Apoasse a 110. Continua a salire, ormai siamo completamente orizzontali e sganciamo lo stadio. Si è buggato tutto. Cosa è successo? Mi dice che non c'è carburante. Che abbia sbagliato miscela? Il primo stadio si è comportato bene. Probabilmente ho sbagliato miscela di carburante e ci ho messo dentro una miscela diversa. E quindi non è utile a quel razzo lì. C'è anche un altro piccolo errore che questi due si devono aprire prima della separazione. Allora, liquido oxygen. Sicuramente serviva un'altra miscela. Sì, ho messo ossigeno liquido invece che idrogeno liquido, per quello non funzionava. Mancava l'LH2, in teoria ora dovrebbe andare. Anche se ha sballato tutta la potenza che aveva. Proviamolo lo stesso. Anche solo raggiungere i 3000 di distanza sul suolo, sarebbe un ottimo traguardo, che ci permette di passare allo step successivo. E secondo me questo razzo ce la può fare. Il Rocketman faceva più o meno 600-700, questo a 3000 ci può arrivare. Attimi di tensione. Meno male. Temevo di nuovo il crash. Ma vediamo di chiuderla in bellezza, dai. Allora, servono 3 secondi di burn prima di sganciare. Quindi accenderò al 3. E partenza in 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. 3 secondi gli servono. E dai. Ho dimenticato di ingaggiare la MagJab. Ah, ce la faccio. Questa volta ce la faccio, ve lo prometto. Non mi dimentico, allora, ingaggiamo qua. Manetta al massimo. RCS è pronto. E andiamo a lanciare in 5, 4, 3, 2, 1, sgancio. Aspettiamo i 100 metri al secondo che si gira e poi possiamo provare anche magari un minimo di time warp. Lasciamo che si assesti. Tra l'altro è bellissimo la campana che fa il colore verde-azzurro.
dovremmo esserci questa volta. Vado ad accelerare un pochino, eh. Tanto è una simulazione, non deve essere precisissima. Vediamo i livelli di carburante. Un'ascesa molto pulita. Non è male come profilo di ascesa questo. Contando che il razzo è molto grezzo, non sono stato a modificare baricentri e cose varie. Per cui se lo perfeziono dovremo guadagnare ancora qualcosa. E i due motori che usiamo sono lo stesso motore praticamente, ma in due versioni diverse. Cambia la campana del motore, ma in realtà la propulsione dovrebbe essere uguale. Apriamo, sganciamo e accendiamo. Ovviamente ha spintonato in malo modo via il serbatoio. Questo finirà quasi subito. Tanto si è aperto anche qua, non so perché, non doveva succedere. Però abbiamo un'eccentricità di 0,5, che potrebbe essere un buon risultato. E andiamo a verificare. Beh, è già decisamente più ampia. E secondo me i 3000 di downgrade li raggiungiamo. Teniamoli un attimo d'occhio. Se siamo a 300 per ora, vado ad aumentare un po' la velocità di gioco. Ovviamente il razzo è destinato a distruggersi, ma se arriviamo a più o meno 1500 a metà, questo razzo potrebbe avere un senso costruirlo. Siamo a 600. Abbiamo già superato di molto la distanza del Rocketman e siamo ancora, abbiamo appena iniziato a discendere. Quindi a 3000 non ci arriviamo, ma a 2000 forse sì. E proseguiamo finché non esploderà, perché questo razzo probabilmente esploderà o si schianterà al suolo, non avendo paracadute. Siamo a 1300. Siamo arrivati al confine del continente asiatico e perdiamo il contatto radio. È un buon risultato, direi che è un buon risultato comunque. 1600. Inizia, ecco qua. È esploso tutto per la pressione. Eravamo a 1600, a 2000 questo ci può arrivare. Con un po' di lavoro può venire un bel razzo. Terminiamo pure la simulazione. Vado a salvarlo nei progetti di Kerbal. E direi che con un'ora e mezza ci chiudiamo qui e ci vediamo. Allora, fatemi un attimo salvare che poi mi dimentico. Così questo lo teniamo come base di lavoro. Ci lavorerò poi off camera, lo perfezionerò e ne creerò una versione finita con paracadute, stage fatto bene e tutto il resto. Ok, a suo modo è stata una live utile e ci vediamo tra pochissimo. Tempo di chiudere, aprire, direi tra un quarto d'ora. Ci vediamo, vai, a mezzanotte, dai, a mezzanotte sulla live su Phoenix Point dove faremo la modalità più difficile possibile e andremo a morirci male tutti insieme.
Grazie della compagnia e ci vediamo al prossimo lancio che sarà, direi domani pomeriggio. Andremo un po' avanti. Buona serata a tutti.